Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno all'interno dell'area stile dal Royal Hotel di Sanremo. Abbiamo Maldestro. Salve a tutti. Come stai? Bene, un po' stanco ma bene. Ma come sei stanco? Mi hanno detto che hai addirittura dormito 9 ore, che qui a Sanremo è un miracolo. Ma avevo molto sonno arretrato, quindi stanotte ci ho dato dentro. Diciamo che comunque è un appuntamento importante perché c'è la finale per Sanremo Giovani. Sì, stasera insomma è il secondo appuntamento, il mio obiettivo è stato raggiunto, quello di fare tutte le due serate, ora tutto quello che verrà è di più. Senti, tanti big hanno speso parole bellissime per te, te lo immaginavi, te l'aspettavi? Li ho pagati tutti in realtà, ho un accordo con loro e con le loro etichette, no, sono contento di aver avuto tutta questa stima, insomma è un piacere far crescere e ti dà più autostima. Raccontiamo un po' di te gli amici di Radio Bruno, non sembra, ma Maldestro addirittura ha già composto 15 opere, giusto? 15 rappresentazioni musicali, teatrali. Sì, io vengo dal teatro, ho fatto quasi 16 anni di teatro, ho scritto prima commedie, poi drammaturgie, poi è ritornata la musica e sono 3 anni e mezzo che faccio il cantautore, insomma mi sono trovato all'improvviso in questo gran bazar. Ma secondo te il teatro, no, l'aver scritto tutto questo, ti ha permesso ancora di più di avvicinarti al mondo cantautorale, oppure è un tutt'uno, è il tuo mondo? No, credo che sia il mio mondo, perché sono cresciuto con i cantautori, da Fossati, Gaber, i francesi, Jacques Brel, Leo Ferré, insomma, quindi è tutto uno. Per un po' ho lasciato la musica perché il teatro è la mia vita e credo che sia l'unico posto dove si possa raccontare ancora la verità, ma dopo Sanremo il mio obiettivo è sempre quello, riuscire a unire le due cose, musica e teatro, e provare a percorrere la strada che è stata quella di Giorgio Gaber. Ecco, infatti volevo sapere appunto se era un tuo punto di riferimento. Assolutamente, è un mio padre putativo, quindi insomma spero di fare almeno il 5% di quello che ha fatto lui. E invece c'è un cantautore, un cantante ancora in vita che per te è proprio un mito, italiano o straniero chiaramente? Ivano Fossati in assoluto, insomma da lui ho attinto molto, mi ha insegnato tantissimo, e la grandezza dei maestri, di questi grandi artisti, è quello di insegnare inconsapevolmente a un altro, quindi mi ha dato molto. A parte lui, che credo insomma che tu voglia, sia un sogno a lavorare insieme, ma con chi ti piacerebbe collaborare? Scontato, insomma, con i più grandi, con De Gregori, però con Herman Meta, insomma, se dovessi dire qualcuno che fa parte della kermesse, Herman Meta è un talento pazzesco, con Fabrizio Moro che siamo diventati amici in questo periodo, insomma, ci sono dei talenti, pure con Gabbani è un talento pazzesco, quindi mi piacerebbe lavorarci. Sei riuscito in questa settimana a mantenere uno spazio tutto tuo? Quello che di solito fai durante la giornata in questo frullatore, circo, mediatico, sei riuscito a farlo? Io durante la giornata non parlo mai, eppure qui non ne ho parlato. Cioè, io mi sveglio dalle 9:30 di sera in poi, quindi il mio rifugio è dentro di me e quando voglio stare tranquillo sto zitto, li faccio parlare a tutti quanti, lo staff che chiacchiera sempre, soprattutto l'ufficio stampa non lo sopporto più, però insomma si lo ritaglio un posto per me. Quindi dalle 9:30 di sera ti svegli perfetto per la finale. Perfettissimo, già vestito. Dopo Sanremo, quindi teatro, hai detto musica, spiegaci qualcos'altro. Dopo Sanremo viene il bello, insomma questa è solo una finestra che affaccia sull'Italia, ma quello che ho in testa è ben altro, è costruire la mia carriera, i miei progetti. Il 24 marzo uscirà il mio album che si intitola I muri di Berlino, ma prima dell'album, il 23 febbraio, uscirà il nuovo film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassman e Marco Giallini, e all'interno della colonna sonora ci sta una canzone mia, e quindi per me insomma è un motivo d'orgoglio, è un sogno che si avvera. Torniamo invece al tuo soprannome, insomma Maldestro, ma veramente inciampi, prendi contro tutte le cose, non ci credo. Devi crederci, io dico la verità sempre, nel bene e nel male. Infatti non so ancora come non ho fatto un guaio, però la postazione è a posto, la nostra. Beh, è un divano, sto seduto, perciò non ho fatto ancora niente, quindi è vero. Senza fare macelli, se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno. Un abbraccio forte agli amici di Radio Bruno. Ciao!
Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.